Video News di giovedì 20 ottobre, i titoli. In consiglio martedì prossimo la presa d'atto delle dimissioni di Carloni, Castelli, Leonardi e i tre nuovi ingressi. Domani ad Ancona una mobilitazione per la sanità privata riabilitativa con oltre 4.000 addetti in tutte le Marche. Avviato a Tolentino l'iter per il recupero di 10 aule scolastiche nell'edificio degli ex licei Filelfo in pieno centro storico. E nello sport il presidente Acquaroli incontra nella sede della Federcalcio a Roma il presidente della FIGC Gravina. Bentrovati anche oggi all'appuntamento col nostro TG Video News. I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli dell'ufficio di Ancona, a seguito di un'attività di controllo doganale all'importazione, hanno sequestrato 1988 monitor touchscreen provenienti dalla Cina e destinati ad un'azienda italiana. Sulle confezioni della merce non erano presenti la descrizione del prodotto in lingua italiana e le indicazioni dell'importatore stabilito all'interno dell'UE, bensì è riportata la sola indicazione dell'origine Made in China e il nome di una società con marchio registrato al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Applicata quindi una sanzione amministrativa pecuniaria di importa variabile da 500 a 5.000 euro. La parte ha poi proceduto a regolarizzare la merce a seguito del rilascio del nulla osta della Camera di Commercio delle Marche. L'attività svolta rientra tra i controlli extra tributari di ADM, finalizzati ad evitare l'introduzione di prodotti di origine estera venduti in modo ingannevole a difesa del consumatore. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le ore 8.30, lungo l'autostrada A14, nei pressi dell'uscita di Civitanova Marche, a causa di un incendio che ha coinvolto un furgone Peugeot appartenente ad una ditta privata. La squadra del distaccamento civitanovese ha provveduto a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno antincendio e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Le due persone a bordo del mezzo sono riuscite a mettersi in salvo prima che il furgone prendesse fuoco, uscendo quindi illese dall'abitacolo. Una spia sul cruscotto infatti aveva segnalato il malfunzionamento e convinto il conducente ad arrestare la corsa imboccando la corsia di emergenza, manovra che ha permesso di evitare la chiusura al traffico del tratto. Sul posto è intervenuta anche la polizia autostradale. L'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, convocato per martedì 25 ottobre, viene integrato con la presa d'atto delle dimissioni di Mirko Carloni, Guido Castelli ed Elena Leonardi. Come previsto, si procederà anche alla loro sostituzione. Sono tre i nuovi consiglieri che entreranno a far parte dell'Assemblea legislativa. Si tratta di Monica Ciarri, Lindita e Lezzi della Lega e di Simone Livi di Fratelli d'Italia, che vanno a prendere il posto lasciato libero da Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi, entrati in giunta, e di Elena Leonardi, eletta in Senato. In base alla normativa regionale vigente, per Acciarri e per Elezzi si tratta di sostituzione temporanea dei consiglieri nominati assessori, per i quali vige la sospensione dell'incarico fino alla durata dello stesso ruolo assessorile. Situazione diversa per Livi, che entra come consigliere effettivo, considerata l'elezione della Leonardi in Senato. Sempre per il meccanismo previsto dalla normativa vigente, passano ad essere consiglieri effettivi Andrea Assenti di Fratelli d'Italia e Giorgio Cancellieri della Lega, che dall'inizio della legislatura hanno svolto, nell'ambito dell'Assemblea legislativa, il ruolo di supplenti degli assessori Castelli e Carloni, oggi approdati in Senato e alla Camera. E dopo le dimissioni appunto degli assessori regionali uscenti, Carloni, Castelli e Latini, eletti in Parlamento, il presidente Acquaroli ha provveduto alla firma del decreto di nomina dei nuovi assessori, appunto Andrea Maria Antonini, Chiara Biondi e Goffredo Brandoni. Saranno loro i tre nuovi componenti della Giunta regionale delle Marche. Esteso da oggi lo stato di emergenza anche al territorio maceratese colpito dall'alluvione di metà settembre. A deciderlo è stato il Consiglio dei Ministri, ma scopriamo di più nel primo servizio. Il Consiglio dei Ministri ha esteso proprio questa mattina lo stato di emergenza per l'alluvione che ha colpito le Marche alle zone maceratesi interessate dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 15 settembre 2022.
La richiesta era stata inoltrata alla Protezione Civile Nazionale dal presidente Francesco Acquaroli, anche commissario per l'alluvione, lo scorso 20 settembre. L'estensione riguarda i comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, interessata dall'alluvione. Sono stati stanziati ulteriori 1,1 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali per far fronte ai primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Ringrazio il presidente Draghi per la tempestività dimostrata, queste le parole del governatore Acquaroli, nell'adeguamento dello stato di emergenza che consente di accelerare gli interventi urgenti anche nei comuni maceratesi che hanno subito danni rilevanti. Le strutture guidate dal vicecommissario Babini e i comuni sono al lavoro in queste ore per la ricognizione di tutti gli interventi di somma urgenza e di prima assistenza alla popolazione, per la stima del fabbisogno anche dei danni. Mobilitazione sanità privata riabilitativa, oltre 4.000 addetti in tutte le Marche. La protesta promossa da FPCGL, CISL FP e WILFP Marche si lega, oltre al mancato rinnovo del contratto fermo al 2012, al fatto che le aziende non intendono aumentare gli stipendi dei lavoratori, nonostante l'impegno della Regione a rivedere i budget. Il tutto in una Regione dove i fondi elargiti dal pubblico ai privati sono tra i più alti d'Italia. Per questo motivo, domani, venerdì 21 ottobre, alle ore 11.30, alle ore 12.30, si svolgerà un sit-in davanti alla sede della Prefettura di Ancona. Si terrà invece sabato 22 ottobre alle ore 16.30 all'Auditorium di Sant'Agostino la seduta del Consiglio Comunale aperta a tutta la cittadinanza per il conferimento della cittadinanza onoraria di San Ginesio a Giovanni Legnini, commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016. La cerimonia, fortemente voluta dal sindaco Giuliano Ciabocco, ha trovato il pieno assenso da parte di tutti i consiglieri. La delicata fase della ricostruzione, seppur ancora critica per gli iter burocratici e procedurali che devono essere rispettati, per merito di Legnini e dei suoi collaboratori, ha potuto affidarsi a metodi operativi più snelli, rapidi e soprattutto efficaci. Ennesimo riconoscimento nazionale per il Festival Risorgi Marche. Il forum Compra Verde by Green, promosso ed organizzato dalla Fondazione Ecosistemi, ha conferito il premio Cultura in Verde al Festival ideato da Neri Marco Re e Giambattista Tofoni per essere diventato un modello di turismo ed economia circolare in luoghi naturali e non antropizzati. In occasione degli stati generali degli acquisti verdi tenutisi a Roma, una delegazione di Risorgi Marche ha ritirato il premio nell'ambito della conferenza Un'estate burrascosa, le buone pratiche di sostenibilità nelle iniziative culturali alla vigilia dei CAM. Siamo estremamente orgogliosi che il nostro progetto abbia conquistato una platea di così grande rilevanza, commenta Tofoni. È un segnale che conferma la bontà sia delle scelte da noi portate avanti sin dal 2017, sia delle significative novità che abbiamo innestato nel programma del Festival, soprattutto nelle ultime edizioni. Una linea che nel futuro perseguiremo con ancora più determinazione, insieme a tutte quelle amministrazioni dell'area del cratere che non hanno fatto mai mancare il proprio sostegno. La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna è il più importante appuntamento autunnale. Questa edizione, al via domenica 23 ottobre, conferma il nuovo format. Mercato del gusto con i commercianti del Tartufo Bianco, il Risto Tartufo con i ristoranti per menù degustazioni della cucina locale a base a ponzo del prezioso tubero, salotto da gustare con cooking show di chef stellati. E nella piazza più profumata al mondo, dove si trova la casa natale di Enrico Mattei, alla cui memoria sarà dedicata una serie di eventi dal titolo Mattei 60°, si può vivere un originale percorso per scoprire l'oro della terra, dal multimediale Museo del Tartufo alla visita in azienda, fino alla degustazione nei ristoranti del centro storico per conoscere e assaporare Sua Maestà il Tartufo in una full immersion visiva, olfattiva e gustativa. Chi visita Acqualagna per gustare la dolcezza e il sapore del tartufo ha la fortuna di trovarsi in un territorio ricco di testimonianze storiche, memorie di un passato remoto ma ancora affascinante.
È stato avviato invece a Tolentino l'iter per la pulizia e il conseguente recupero di alcune aule dove sistemare temporaneamente 10 classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Filelfo nell'edificio degli ex licei nel centro storico della città. A tal proposito, coloro che hanno lasciato materiale scolastico all'interno delle classi a seguito delle scosse del terremoto dell'ottobre 2016 possono contattare l'ufficio segreteria del sindaco al numero 0733 90 13 26 per avere indietro i propri libri o l'eventuale materiale di cancelleria. Una 2 giorni ricca di bellezza ed emozioni che ha visto protagonista la Scuderia Marche e le sue splendide vetture d'epoca. La rievocazione si è svolta sabato e domenica scorsi tra i territori di Tolentino e San Severino Marche, coinvolgendo tantissimi appassionati e curiosi anche grazie al bel tempo. Ma scopriamo di più nel servizio. Quasi 100 anni dalla prima edizione, fortemente voluta da Francesco Ciommei, come ricorda nel suo libro Enzo Calcaterra, soprattutto Volontà, in questo fine settimana è andata in onda la quarta rievocazione delle auto storiche Tolentino Colle Paterno, prima edizione che si era svolta nel lontano 4 novembre 1923 e a distanza di anni è ritornato l'appuntamento grazie all'impegno della Scuderia Marche con il contributo del Comune di Tolentino e della Proloco Tolentino Cultura e Turismo. Allora, Presidente Tronelli, rievocazione storica, quarta Tolentino Colle Paterno, un parco di macchine veramente invidiabile. Senza dubbio, è stato un crescendo queste 4 edizioni. Oggi magari diciamo abbiamo qualche auto in meno in quanto è la giornata nazionale del motorismo storico anche e ogni club delle Marche, di tutta Italia, ha organizzato una manifestazione. Quindi mentre gli altri anni avevamo anche la partecipazione dei soci di altri club, quest'anno abbiamo solo i soci nostri della Scuderia Marche. Però nonostante questo abbiamo un bellissimo parco macchine oggi, siamo favoriti anche dalla bellissima giornata e dalla collaborazione dell'amministrazione comunale, degli sponsor, e quindi stiamo vivendo una bellissima giornata con la nostra passione per il motorismo storico. Abbiamo visto una Lancia Aurelia, ma ci sono anche altri gioielli di altri tempi diversi. Sì, io ho alle spalle una bellissima Alfa Romeo 2000 Spider Touring, che è veramente un capolavoro. Si può forse dire che è la più bella Alfa Romeo che è stata costruita negli anni 60. Presidente, ci avviciniamo al centenario dell'inizio di questa corsa Tolentino Colle Paterno, nata appunto nel 1923. Sì, ci proponiamo infatti l'anno prossimo di fare
qualcosa di speciale proprio per questo centenario. E siamo quindi d'accordo anche con gli sponsor per fare qualcosa di altissimo livello. Sabato 22 ottobre, nell'ambito dell'iniziativa Sport in Comune, promossa dall'amministrazione di Tolentino, si svolgerà una passeggiata naturalistica e sportiva lungo il fiume Chienti, il Vallato e il Troiano. Le vie d'acqua, questo è il titolo della manifestazione, che consiste in un facile percorso di 6 km aperto a tutti, che prenderà il via dal parcheggio della piscina comunale Caporicci in zona Sticchi. Lungo il percorso poi sono previsti cenni storici e naturalistici a cura di Accademia Filelfica di Scienze, Lettere e Arti e del Circolo Il Pettirosso di Legambiente, che insieme a USA Climarche APS e ASD Green Nordic Walking collaborano con il Comune nella realizzazione dell'evento. La partecipazione è gratuita e in caso di maltempo sarà rinviata ad un'altra data. Domani, sabato e domenica, in via Giovanni Falcone a Tolentino, nella zona industriale Le Grazie, ritorna la Castagnata, promossa dalla parrocchia di Santa Maria delle Grazie e dal gruppo locale dei festeggiamenti. Domani sera, dalle ore 19, si cena con menù a base di pesce e non solo, poi si balla con l'orchestra Alessio Alunno. Sabato a cena la polenta, sia bianca che rossa, e poi serata in musica con Riccardi. Domenica si pranza e si cena con l'accompagnamento musicale di Gianni e Roberto. Inoltre, mercatino di prodotti tipici, artigianato locale, gonfiabili e trucca bimbi per l'intera giornata. Al via da lunedì 24 ottobre nei locali del MAT il corso per responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti e servizi, organizzato dal Comune di Macerata. Il corso formerà una persona che si occupa dell'implementazione del piano di marketing e delle strategie commerciali per la vendita online. I suoi compiti possono spaziare dalla definizione del modello di e-business alla redazione del business plan, alla progettazione e allo sviluppo delle applicazioni per la gestione dei servizi di business, in collaborazione con il webmaster e il tecnico di programmazione e sviluppo, siti internet e pagine web. Cavallo di battaglia di tanti grandi attori come Renzo Ricci, Romolo Valli e Umberto Orsini, il gioco delle parti presentato dalla compagnia La Betulla di Nave, domenica 23 ottobre alle ore 17 aprirà la nuova edizione della rassegna nazionale d'arte drammatica Angelo Perugini. Pirandello scrisse questo capolavoro rimarcando la moralità borghese della società più abbiente dell'epoca e i personaggi godono di una sapiente maestria che guida lo spettatore in una lacerante suspense sino all'epilogo finale. Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria le altre notizie sportive. Previsioni per venerdì 21 ottobre. Cielo inizialmente sereno con aumento della copertura dalla tarda mattinata. Precipitazioni assenti con temperature in lieve aumento nei valori massimi. Mare poco mosso, foschie o locali banchi di nebbia in mattinata.